Radio Luna. È la seconda parte dell'appuntamento odierno. Io sono Charles Papa di Lacci e Marco Pece. Con noi c'è il conte di Aureo Frisari, che risalutiamo, eccolo qui. Allora, conte, abbiamo parlato all'inizio del blasone, no? Oggi cosa vuol dire? Cioè, come dire, si è un po' dei pesci fuor d'acqua, si è fuori contesto. Cosa vuol dire avere un titolo così? Prima di parlare del titolo voglio rinnovare i miei saluti, perché sennò qua io sto a aspettare le tue parole e okay. Poi c'è un monitor e penso che mi guardano, faccio il cenno di saluto e invece siamo in radio, quindi è bene gli ascoltatori tengano presente che insomma, certo, non mi dimentico e sto parlando per loro. Quindi il blasone non è affatto un affare, il blasone è una cosa, cioè non ha soldi, sappiatelo, no. Non è milionario, No, innanzitutto perché c'è questo accoppiamento del fatto che se hai avuto un prestigio è un prestigio e anche i soldi. Questo non è vero, non è vero l'equazione. Storicamente Filangieri, una delle nobiltà più belle, eroiche, Gaetano Filangieri era povero, un filosofo amico di Benjamin Franklin. L'America nasce, i migliori concetti che stanno alla radice dell'America e Stati Uniti vengono da Filangieri per l'amicizia con Benjamin Franklin, insomma. E però Filangieri era poverissimo, Dante era povero, era un nobile della Firenze di allora. Tantissimi, non si contano i nobili che non avevano ricchezze e che avevano il peso di mantenere comunque quell'apparato, no? Quell'apparenza, che è un peso per chi ha un prestigio e quindi non solo, ma ti crea degli obblighi che le persone magari pensando che sia una cosa strana si aspettano, hanno delle aspettative, crea delle aspettative e questo è un peso ulteriore. Ma a te da dove ti arriva? Essere conte. Il conte nasce re Ladislao di Durazzo, uno della fase critica del sud del regno. Il regno era diviso tra angioini che avevano diritti di eredità e quindi diventavano re lottando, facendo guerra, e aragonesi che vantavano altri diritti di nobiltà. In questa fase, tra vari rami degli angioini, a fine 300, un mio antenato che aveva nobiltà antichissima aiuta il re e ne riceve in cambio il titolo di conte con un territorio, allora era un borgo dietro Bari, Ceglie, c'è un'altra Ceglie che sta più a sud, e quindi conte di Ceglie nel 1400, esattamente la data in cui questo titolo viene attribuito ai miei antenati Frisari. Come degli Orio, in realtà io sono nobile di San Vincenzo, o patrizio che è equivalente, e perché la mia famiglia degli Orio ha un'origine bizantina, cioè prima del 1000 faceva parte del senato dei nobili dell'imperatore di Bisanzio, e poi con i Normanni determinano anche la nascita del regno con i Normanni. Dopo diventa la genealogia perfetta da fine 400, primo 500, in cui aiutano gli spagnoli a prendere pieno possesso del regno. A questo punto diciamo che il conte abita a Macchia di Sernia e ce l'ha un castello, però questo poi dobbiamo dirlo. Sì, no, è rimasto questo, questo è vero. Cioè, è rimasto il castello, è rimasto il palazzo incastellato, l'altro, quindi ho due, e delle pertinenze, come si chiamano, cioè delle chiese gentilizie, delle chiese nobiliari, proprio che testimoniano il rapporto della nobiltà, e delle terre, per fortuna, di ottima qualità. Quindi spero. Ma che vuol dire abitare in un castello? Abitare andiamo un castello, a casa, c'è l'ingresso, il portombrelli, il divano, la televisione, tu in un castello, cioè fin quando arrivi in camera da letto devi fare 2 chilometri. Gli spazi sono grandi, questo sì, però ecco, non voglio anche freddo. No, è un castello costruito molto bene. Ah, ok. Quindi in realtà pago molto poco di riscaldamento e di luce, quindi in realtà è economico. Ah, perfetto. È molto pratico, mi permette di vivere bene perché ho grandi sale dove metto delle cose anche in disordine. E insomma c'ha la sua praticità notevole, solo quando uno va di fretta con i tempi che abbiamo faccio la vita come tutti, anzi come quelli che usi il monopattino per spostarti da una stanza a un'altra, sarebbe un'idea. No, insomma, no, ci sono degli spazi che permettono di dislocare gli oggetti in modo comodo, quindi poi devi
percorrere per raggiungerli, andare chi a fa le pulizie, chi leva la polvere? Ma perché io occupo, in un castello, voglio dire, anche questo va un po' rinquadrato, anche smitizzato, cioè i castelli avevano quelli che si chiamavano gli appartamenti o i quarti. Il termine appartamento nasce dalla divisione delle zone di un castello o di un palazzo molto grande che erano attribuite a un familiare, e quindi erano quelle due o tre camere riservate. E quindi alla fin fine uno risolve così. Proprio dove finisci, al perimetro del castello si svolge ogni anno un festival musicale che è il Macchia Blues, che sì, è di gran richiamo, e quindi diciamo, ecco, la gente può ammirare la facciata del tuo castello. Tu quando ti affacci c'è il bar lì che chiami la colazione, te la portano su, o scendi tu al bar? No, io scendo al bar una presa... no, è proprio il caso, cioè, no. Sa, bella vita del borgo, che ecco, è un peccato che non siano stati sviluppati questi borghi meravigliosi dove ci sono vari, non solo il castello, chiese importanti e borghi fatti bene. Cioè uno si ferma al castello e non pensa che in realtà i borghi sono stati molte volte progettati assieme al castello, lo stesso architetto stabiliva il intorno, borgo, okay, e quindi li faceva costruire lo stesso architetto con le maestranze. Abbiamo dei gioielli che fanno vivere bene, insomma, i borghi. Poi va detto, insomma, il castello è veramente grande. Sì, no, è grande, basta un po' di praticità per organizzarsi e vivere anche meglio. Non che c'è un il parcheggio, l'unica cosa. Dico dentro. Sì, perché in realtà la piazza attuale era pertinenza del castello, era il giardino per comodo di casa, i documenti antichi, no? Giardino per comodo di casa. E invece l'hai ceduto al comune? No, diciamo, no. Sì, si dice questo fatto, il mio antenato era un liberale, era un progressista, quindi sicuramente ha assecondato molte cose. Poi nelle tradizioni delle mie famiglie c'era della carità cristiana, cioè si aiutavano i poveri, cioè proprio lasciti. I miei antenati sono andati in miseria per dare ai poveri, a Napoli hanno creato. Mazza. Quindi c'era questa regola, che era una regola morale, e poi diventava una passione. E in questo caso però bisogna dire che non si pensa che lo Stato, quando c'era il re di Savoia, in un articolo che dovrebbe essere il 21 o il 22 nello Statuto Albertino, parla del fatto che per necessità sociale c'è l'esproprio, e il borghese aveva tenuto la villa, no? La famosa villa borghese, il museo, la villa, e l'avevano fatta sempre frequentare, perché poi c'era anche questa cosa, come i leopardi avevano fatto la biblioteca, il loro patrimonio ebraico era per il popolo, cioè facendo entrare il popolo a studiare. Quindi questo poi che è diventato, che Savoia hanno fatto questa legge e poi hanno fatto espropriare la villa borghese, perché hanno tenuto sempre aperto il cancello, di fatto è pubblico, e quindi anche la pertinenza del castello mio era un luogo dove il popolo, la popolazione si fermava, e quindi di fatto era inutile resistere a quello che era un'onda di piena. Conte, allora grazie per essere intervenuto nella nostra umile dimora. No, io sono felice e onorato. Piccola dimora. Uno studio meraviglioso. Allora io il castello suo l'ho visitato, c'è spazio per mettere le funivie, per andare da una cosa a un'altra, per scendere, c'è spazio per mettere lo studio della radio, per mettere la sala speaker, la sala regia, il salone, c'è spazio per tutto. Conte, davvero grazie. Ci rivediamo presto, grazie in radio. Tutti. Un saluto carissimo a tutti gli ascoltatori e vi ringrazio.